davanti a una chiesa dedicata alla Madonna Assunta. Per le riflessioni che faremo anche durante la processione e quelle che uno fa personalmente sono le migliori, perché sono legate alla propria vita, sono legate al ripensamento della propria vita. Le qualità che dobbiamo soprattutto ricordare in queste circostanze è quello della memoria, il rito, la tradizione, il mistero che abbiamo studiato viene celebrato in queste circostanze così popolari e anche così sentite tradizionalmente. Ma insieme alla memoria occorre ancora esercitare l'intelligenza per la comprensione della memoria e applicare a noi stessi quello che viene celebrato, quello che viene ricordato. Ci vuole intelligenza, ma soprattutto in queste circostanze ci vuole cuore. E se non ci commuoviamo davanti a queste figure e a quello che le figure ricordano a noi, facciamo una cerimonia esterna senza nessuna conseguenza. Qui davanti alla Chiesa della Madonna Assunta, il pensiero va a una glorificazione della Madonna che, come il venerdì, ha sofferto moltissimo. A me piace tanto pensare che l'amore ha riunito in cielo per una gioia senza fine madre e figlio. È un sentimento questo molto naturale. Una madre vuole stare vicino al figlio suo e il figlio vuole avere con sé la madre sua. Tutti e due riuniti da un amore, ho inteso dire l'altra sera, un amore materno che è viscerale, ossia parte proprio dell'identità stessa dell'essere madre e dell'essere figli. Tutti e due riuniti da un amore viscerale, vicendevole. E Gesù, potendo realizzare la cosa come Dio, se la portò con sé per una gloria anticipata, prima di una resurrezione universale alla quale tutti noi crediamo. Alla fine del credo, nella messa diciamo tutte le domeniche, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Però noi stiamo facendo la processione al venerdì santo. Gesù è morto alle ore 11 come di questo giorno, il penultimo della settimana ebraica. Ma nel suo faticoso camminare per raggiungere il Calvario incontrò sua madre. Noi facciamo presto a dire incontrò sua madre. E siamo talmente abituati a Gesù morto, abituati a vedere l'immagine della Madonna con quella spada al fianco, che se non ci pensiamo a fondo e non esercitiamo la commozione del cuore, ci lascia completamente indifferenti. E voglio, quando saremo in chiesa, far vedere anche come bisogna guardare il crocifisso. Non fu l'Assunta in quel momento dell'incontro col figlio suo, ma fu l'Addolorata. Le statue ci presentano la Madonna trafittata da una spada, eccola qui una, ma ci sono anche dei cuori trafitti da sette spade, ossia richiamano i sette dolori della Madonna. E noi ci dobbiamo commuovere, anche se sentiamo questa commozione solo dentro il cuore. Fantasia. Gesù portava la croce. Gesù aveva subito la flagellazione e Gesù aveva una corona di spine sopra. La flagellazione, la coronazione di spine, e non era stato lavato. Gesù non si era lavato. Allora pensate quella mamma, diciamo così, poco meno che cinquantenne o cinquantenne, che incontra suo figlio con il casco della coronazione di spine. Non è giusto dire coronazione di spine. La sindrome
scrittore ci dice che quella corona di spine era un casco di spine. E noi sappiamo che il cuoio capelluto ha molti vasi capillari. E allora sarà ficcata dentro anche perché l'avevano bastonato sulla testa, perché le spine entrassero dentro. E allora la flagellazione copriva di sangue, le spine coprivano di sangue tutta quanta la faccia. E non era ancora passata la Veronica ad asciugare quella faccia. E i mamme, pensatelo un figlio vostro in quella maniera. E allora ci accorgeremo quale fu l'impatto di questa madre, quale fu l'impatto di questa madre con quel figlio conciato in quella maniera. E noi diciamo, perché quel figlio ha accettato di essere conciato in quella maniera? Non vi domandate, hanno tanto studiato perché Gesù, operatore di prodigi, così glorioso nei suoi discorsi e tutto quanto il resto che noi sappiamo riportato nel Vangelo, non disse una parola a sua difesa. Poteva benissimo sfuggire, era già sfuggito una volta, quando i suoi paesani lì a Nazareth lo spinsero verso il precipizio, ci sono stato io, verso il precipizio per buttarlo giù, già che aveva detto delle cose che non era piaciuto ai suoi paesani, e si girò e se ne andò via. Perché Gesù quella volta non fece proprio niente per poter liberare se stesso? Ci dobbiamo pensare. La tradizione ci dice che Gesù doveva subire in se stesso, nella sua parte umana, perché solamente come uomo egli poteva soffrire tutto quanto quello che di male l'umanità aveva fatto e non poteva riparare di fronte alla giustizia di Dio suo Padre. Perché un padre così buono non è intervenuto e ha permesso che il figlio fosse trattato così? Ecco, allora questa condizione così ci fa pensare in che misura io nella storia dell'umanità ho contribuito alle sofferenze di Gesù e in che misura io sono stato amato da Gesù perché fossi liberato dalle mie colpe, soffrendo egli al posto mio quello che poteva soffrire per riguadagnarci l'amore del Padre. E allora pensiamo a Madonna assunta in cielo, che ha risolto tutti quanti i suoi problemi partecipando alla passione del suo figlio ed è stata alla fine assunta in cielo per prendere una gloria insieme al suo figlio. Alla fine parleremo anche della gloria di Gesù. La processione è lunga, vuoi stare tutti quanti in piedi, ma ricordate, memoria, intelligenza, cuore, con l'emozione, la commozione e la partecipazione, e poi nella partecipazione che cosa posso fare io di meglio per poter alleggerire quello che Gesù ancora, diciamo così, deve soffrire, perché il mondo non cammina sempre verso di lui, anche se dobbiamo essere convinti che il mondo è più buono che cattivo. E la Madonna ci aiuti a continuare a riflettere e a decidere per il miglioramento di noi stessi.
perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Donaci, santi sacerdoti. Diciamo pure dall'inizio della considerazione che noi facciamo su Gesù morto e sulla madre che non era morta ma soffriva tutto quanto quello che una mamma può sentire davanti al corpo di un figlio così martoriato. C'è una maniera di leggere la Bibbia, una maniera anche di ricordare i fatti legati
da questa circostanza a pensare di essere i cerinei del mondo. L'ultima lettura che ho fatto è che Caino e Abele è una storia grossolana e anche disastrosa dell'inizio dell'umanità, la lotta tra fratelli, di cui uno ci rimette le penne. Ma noi siamo tutti fratelli, perché tutti figli dello stesso padre, e di Caino nel mondo ce ne sono ancora tanti. Certamente non auguro a nessuno di fare la parte di Abele e morire, però spiritualmente possiamo essere talmente forti e talmente capaci di fare delle offerte a Dio così gradite che la benedizione di Dio che aveva benedetto Abele possa benedire tutti quanti noi per una salvezza dell'umanità portata di Gesù che attraverso la nostra mediazione raggiungi tutti e auguriamoci nel maggior numero possibile per l'intercessione della Madonna che ha sofferto come Gesù, rimasta viva, non è svenuta e mi deve impressionare questo fatto per l'intercessione della Madonna che gli darà la dottrina della Chiesa. È stata chiamata corredentrice insieme al figlio redentore dell'umanità che vive nel tempo e in tutto e in tutta la storia dell'umanità e in tutti i luoghi dell'umanità per sempre. Che manifesta molto dolore della Madonna. Abbiamo le tre Marie, sono quelle che durante la vita di Gesù sono state molto vicine, che lo hanno seguito per quei servizi che una donna può dare a un gruppo di uomini, Gesù compreso. Quelle tre Marie, non la Madonna, sono andati la mattina del primo giorno della settimana ebraica vicino alla tomba di Gesù e sono state le prime interpreti e le prime constatatrici della risurrezione di Gesù. Io ho preparato quest'ultimo discorsetto da fare a voi, non mi sento un predicatore, però quello dell'intelligenza che ragiona e del cuore che vuole applicare quello che l'intelligenza raggiunge, ma questo me lo auguro sempre e lo prego da Dio. Qual è l'insegnamento principale che noi dobbiamo prendere dalla considerazione della passione e morte di Gesù? È il problema della cosiddetta sofferenza, del cosiddetto dolore. Gesù Cristo non ha cercato la croce. Di fronte alla passione ha gridato di paura, ha supplicato il Padre che passasse, che stesse lontano da lui quel calice. Terrorizzato ha sudato sangue lì nel Getsemani e una grande paura può provocare questo fenomeno fisico a tante altre persone, perché anche altre persone hanno sudato sangue. Però ha detto anche, non la mia volontà si faccia, ma la tua. Ai discepoli a un certo punto ha detto nel Getsemani, alzatevi, andiamo. Ecco, è arrivato che mi tradisce. Era arrivata la sua ora. Gesù l'ha chiamata l'ora delle tenebre. Egli ha permesso che tutto si realizzasse sulla sua persona, in vista di un fine da raggiungere, la salvezza spirituale di tutta l'umanità. E poco prima di dare l'ultimo respiro, gridò al Padre suo, nelle tue mani io rimetto il mio spirito, ho fatto proprio tutto, il latino dice, tutto è compiuto. Ogni uomo cozza duramente contro la sofferenza, i mass media
ci mettono al corrente di dolori e di catastrofi. Abbiamo negli occhi e anche nel cuore quello che succede nel Kosovo, ma mica solamente lì, anche in tanti paesi dell'Africa. Ogni uomo ha la sua parte e può essere, sentite, ammalato, invalido, affamato, in lutto, intossicato, rovinato, disprezzato, umiliato, calunniato, ingannato, abbandonato, torturato, disprezzato e così via di seguito. Possiamo dire, ma dove sta il buon Dio? Io non so dare una giustificazione a una qualsiasi sofferenza. Ho letto che neppure Gesù ha tentato una qualsiasi giustificazione di essa. Gesù la sofferenza l'ha affrontata. Sembra che ne sia stato sconfitto, però alla fine l'ha vinta con la risurrezione. Una parte enorme della sofferenza terrena, anche dei bambini, è dovuta alla incuria, all'imprudenza e anche alle malvagità umane. Ho letto che se uno va a finire con la macchina contro un albero a 100 all'ora, il platano non diventerà per lui un materasso di piume. Per dire come tanti nostri lutti e sofferenze dipendono proprio dalla condizione umana. Per quanto dipende da noi, impediamo a noi di cacciarci nella sofferenza con l'attenzione e con l'intelligenza. Ma la donna accetterà la sofferenza per la nascita del suo bambino e il lavoratore accetterà la fatica del suo lavoro per raggiungere certi fini. Di sofferenza ce n'è tanta ancora e di ogni altro tipo. Accetteremo le indicazioni di San Paolo, l'ho già accennato prima. Soffro nel mio corpo quello che manca alla passione di Cristo. Uniamo cioè le nostre sofferenze a quelle di Cristo e serviranno di purificazione per noi, di educazione alla fortezza d'animo. La Madonna stette ai piedi della croce di suo figlio Gesù, restando in pieni sensi, senza disperazione, unendo la sua anima a quella di suo figlio. La croce di Gesù fu scandalo per i giudei, stoltezza e insipienza per i pagani, ma per quelli che si salvano, noi stiamo nel numero, è stato sempre potenza di Dio. Si cambia la sofferenza nella glorificazione di Gesù e per quelli che sanno affrontare la sofferenza, essa diventa una purificazione. Gesù sulla croce. Siamo abituati a vedere il crocifisso, la fede, l'amore, ma anche l'abilità dei nostri artisti pittori ce ne presentano di bellissimi. Dopo il Vaticano II è invalso l'uso di esporli grandi in ogni chiesa, moribondi delle volte, ma più spesso morti. Ho visto qui nella vostra chiesa che ce ne sono due. A uno di questi crocifissi, campeggiante sull'altare maggiore di un convento di francescani, vicino al mio paese, io faccio risalire in gran parte l'amore mio a Gesù e la conferma di una mia scelta religiosa. In generale però siamo così abituati a vedere il crocifisso che non ci facciamo più tanto caso. Non ne destano la compassione dovuta. Qui non c'è il crocifisso, se stava sopra sarebbe stata ancora la cosa più ufficiale, più efficiente. Pensiamolo bene il crocifisso. Quel morto è stato inchiodato vivo. Vivo è stato messo a perpendicolo ed è rimasto vivo fissato alla croce con tre chiodi, uno per mano e uno, secondo come dicono i nostri artisti, che fissava sulla croce i due piedi. Altri dicono che erano quattro, uno
Gesù di certo la mamma e un discepolo, Giovanni, il più giovane degli apostoli. Era vivo. Gesù era alto come me e io sono contento di essere alto come Gesù. Cosa ne sa lei? L'impronta della sindone da un uomo alto come me. E poi Gesù forse era più corpulento di me, per cui pesava ed era appeso ai tre chiodi, diciamo. E questo corpo pesava sui chiodi, per cui c'era un rilassamento. E questo rilassamento impediva molto la respirazione di Gesù. Per cui l'esigenza, molte volte, di dare un po' di ossigeno alla propria vita. C'è stato un dottore cecoslovacco che ha studiato la morte di Gesù. E allora, per dare sollievo e sollevarti un pochetto, faceva spinta sul chiodo dei piedi, si sollevava su e dava un respiro. Quella compressione del petto sui polmoni di Gesù, dice quel medico, ha contribuito a fare del sangue di Gesù che restava un sangue avvelenato. E dice che la causa ultima della morte di Gesù è stato il tetano. Gesù, con tutte quante le sofferenze, alla fine è morto di tetano. E allora la Madonna stava là sotto. E voi che siete mamme, pensate qualche volta ai vostri figli che soffrono. E pensate alla sofferenza della Madonna nel vedere Gesù che si contorceva, che respirava malamente, che ha dato un grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'ha dato molto forte, tanto forte che il soldataccio romano che stava giù se ne è impressionato. E dopo un grido ancora più forte, Gesù ha esalato l'ultimo respiro e ha sentito quel centurione: tutto è compiuto. Reclinò il capo, espirò. Quel soldato concluse, vedendo anche tutto il movimento meteorologico che stava intorno, e la scossa di terremoto e il buio che si era fatto, ci sarà stata anche un'eclisse di sole, veramente quell'uomo era figlio di Dio. E noi, nonostante la sofferenza di Gesù, nonostante che sia un individuo a cui le persone umane hanno potuto fare tutto, quell'individuo che aveva salvato tanti e poteva salvare anche se stesso scendendo dalla croce, ma quando veniva aggredito non rispondeva mai. Come non ha risposto a Pilato, non ha detto neppure una parola a Erode, ha risposto una sola volta al sommo sacerdote dicendo: tu l'hai detto, e vedrete il figlio dell'uomo salire e scendere dalle nubi del cielo. E ha detto anche, non ai sommi sacerdoti, ma ad altro, che il Padre aveva affidato a lui il giudizio di tutte quante le persone. Ma l'amore di Gesù, l'accettazione di Gesù della volontà del Padre ci fa dire che il giudizio di Gesù per le persone di buona volontà sarà un giudizio benevolo. Non invano Gesù è venuto sopra la terra, ha sofferto quello che ha sofferto, perché ci vuole tutti salvi. Ma quel Dio che ci ha creati senza chiederci niente, quel Dio non ci salverà senza di noi. Collaboriamo con Gesù, accettiamo le nostre sofferenze, accettiamo un certo modo di fare e accettiamo anche lo spenderci con le nostre forze morali e fisiche per quei bisogni che noi riscontriamo nella nostra famiglia e nelle persone che ci stanno intorno. Faremo la parte di Gesù e moltiplicheremo Gesù per tutte le persone che credono in Lui e lo imitano, in quella frase che ha detto: io ho dato l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi. E l'esempio di Gesù non è quello di morire in croce per Lui, perché non ce l'ha detto che dovevamo morire in croce per Lui. Ha detto di guardare i poveri, guardare i sofferenti, aiutare chi ha bisogno. Ci ha detto: non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Ma ci ha detto anche: fa verso gli altri quelle cose che tu, trovandoti nella stessa condizione, vorresti che gli altri facessero a te. E così
la fantasia che ci ha fatto vivere gli ultimi istanti della vita di Gesù, può portare la vita di Gesù nella storia di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Auguriamocelo di cuore, perché Gesù possa vivere in mezzo alla gente anche per la testimonianza che noi diamo di Lui. Non voglio aggiungere altro a quanto Don Paolo Rossi ci ha detto, ci ha aiutato in questo nostro cammino, di questo nostro venerdì santo. Vogliamo raccogliere e portare nel nostro cuore, perché porti frutti di vita nella vita di ogni giorno. E domani, sabato santo, la Chiesa veglia sulla tomba di Gesù, quindi anche noi domattina qui in questa chiesa reciteremo la liturgia delle ore, e tutta la giornata poi potremo ancora stare qui, passare qualche minuto a meditare su queste cose che questa sera abbiamo ascoltato. E poi domani sera ci prepariamo a celebrare poi la grande veglia pasquale, la madre di tutte le veglie, come la Chiesa chiama la veglia pasquale. Noi la cominceremo alle 9:30, quest'anno non fuori davanti alla Chiesa, la Chiesa Madre, ma qui nella cripta. Qui faremo i riti della benedizione del fuoco, l'accensione del cielo pasquale, e poi saliremo nella Chiesa Madre per continuare la veglia e annunciare ancora una volta che Cristo morto, crocifisso, ma che è risorto. E un'altra cosa voglio dire prima di sciogliere questa nostra assemblea, che durante la Quaresima abbiamo invitato a vivere lo spirito di penitenza, soprattutto a saper rinunciare a qualcosa, togliere dal nostro egoismo qualcosa per aiutare gli altri. E voi sapete quanto bisogno c'è. Allora l'invito per chi vuole questa sera magari a fare meno della cena.